Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo video haul. Spero di aver raccattato tutto perché un po' di cose le ho prese prima della partenza, un po' dopo, durante incredibilmente una sola, però mi sa che qualcosa l'ho disperso. Nel caso vi faccio vedere le cose su Instagram come sempre, quindi se ancora non mi seguite andatemi a seguire anche là. E ricordatevi di iscrivervi al canale, faccio sempre questa cosa quando faccio l'intro. E ricordatevi appunto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché sono in arrivo tanti nuovi video, tanto nuovo shopping. E adesso che è settembre, io cercherò di impegnarmi per far uscire 2 video alla settimana. Non so se ce la farò, sarà difficile col lavoro, ma ci proverò. Detto questo, smetto di rompervi e cominciamo subito. La cosa da cui volevo partire, in realtà, è l'unica che non ho comprato io, ma che mi hanno omaggiato, che è questa roba qua di Revlon. Questa roba qua. In pratica è una maschera per i capelli che può essere usata sia per tingersi sia per migliorare i capelli. Un sacco di roba, c'è tutto sto dépli, anche lo spiega. Ma lasciamola a parte perché sicuramente la proveremo insieme in un vlog per vedere se funziona. Comunque, qual era la prima cosa? Poi passiamo, non lo so, IKEA. Dai, IKEA che secondo me è quello che stavate aspettando di più. Io amo IKEA. Da quando l'ho scoperta, basta, compro di più. Allora, vediamo se c'è lo scontrino. Ok, c'è anche lo scontrino. Partiamo dall'ombrello che ha scelto Walter, ovviamente. Questo è l'ombrello, un ombrello nero semplicissimo, 3 euro. Vediamo quanto dura. Ha detto che voleva tenerlo in macchina. Effettivamente noi in macchina non abbiamo mai gli ombrelli, anzi in realtà io sì e lui no, e il mio l'ho fregato a lui. Poi l'acquisto di sempre dell'IKEA, che sono gli appendini, sono stracarini, sono un botto, costano poco perché sono 8 appendini e costano 4 euro e per essere in legno, comunque sono resistenti e ne ho rotto uno solo finora. Costano poco e sono tanti, quindi questo è un acquisto che faccio sempre. Poi abbiamo comprato queste candele qua, che sono le candele tipo al panettone, torrone, non lo so esattamente, però hanno un profumo buonissimo. Basta per me, finite le vacanze, si torna a casa e finalmente inizia a fare fresco e si accendono le candele. Questa è la mia idea sempre. A parte che le uso anche tanto in estate, tipo nelle lanterne, belle. A me piacciono le candele, un casino. Ah, non vi ho detto il prezzo. Queste costano 3 euro. Poi, questo in realtà non è per noi, quindi non lo aprirò, è un regalo. E la cugina di Walter ha appena partorito un bel bimbo. E abbiamo preso questo set che ha la tovaglietta con la ranocchia. Ve li devo far vedere da dentro. Il piattino con la ranocchia. E il, non è il biberon, quello per bere l'acqua, sempre con la ranocchia. Vediamo se riesco a girarlo, non fa po'. Se lo spacco tutto. E anche le posate. Qua, il cucchiaino, scusate, non le posate. E anche il cucchiaino. Ci è piaciuto un sacco, costava davvero una cavolata. Non dico il prezzo perché vabbè, se sta guardando il video non mi sembra carino, ma in ogni caso se volete sotto ci sono i link di tutto, tanto voglio dire. Se uno vuole andare a vederlo lo vede. Poi ho comprato un'altra candela che è quella alla panna. Di solito compro quella alla vaniglia grossa, stavolta non so perché ma non l'ho comprata, mi sono dimenticata e ho preso questa qua. Più piccola, forse perché Walter ha la quarta candela, cioè la quinta candela mi avrebbe ucciso. Questa costa tipo 1 euro, vediamo. Neanche 80 centesimi. E anche questa è ottima da mettere nelle lanterne. Non ha un profumo così buono come quella alla vaniglia o come quelle lì al torrone, cioccolato, panettone, non so cosa sia. Però è buona anche questa. Poi abbiamo preso un set di forbici. Voi direte che cavolo ve ne fate? Beh, considerando che perdiamo sempre le forbici, ne abbiamo due, una da elettricista e una normale, non le troviamo mai, tanto vale averne altre tre da cercare per casa. Queste costano
Non lo scopriremo mai. Credo che siano queste, costano 2 euro tutte e tre, quindi anche un buon prezzo, direi. Poi abbiamo preso questo coso qua, che è un supporto per il tablet, ma noi lo utilizzeremo per le spugne. Non è la cosa migliore del mondo, ma è la cosa più carina che sinceramente abbiamo visto. In più la cucina già non ci fa impazzire tutto, quindi non gli stiamo mai troppo dietro, quindi questo va più che bene. E l'abbiamo pagato 8 euro, controllato prima. Sì, ok, 8 euro. Carino, niente di che. E infine, poi passiamo ai mobili che ne ho presi due. Anzi, uno non è proprio un mobile, è una cosa che amo tantissimo, però. E queste mollettine qua, che sono stracomode. L'altra volta ho preso solo la versione grande. Questa volta ho preso il set perché alla fine mi sto ritrovando a usarle tantissimo. E le ho pagate 2 euro anziché 2,50 perché erano in offerta, mi sembra. Non è vero, le ho pagate 2,50 euro. O costavano 3, o non è passato lo sconto, ma mi sembra strano, quindi credo che costassero 3 a questo punto. E adesso andiamo insieme a vedere i mobili. Allora, abbiamo comprato questa che poi alla fine era una libreria, ma noi l'abbiamo usata come scarpiera. Costava solo 20 euro, va benissimo perché tanto ve l'ho detto, questa non sarà casa nostra per sempre, quindi va bene così. Però mi sono comprata ciò. Ah, raga, cioè questa qua è una parte della casa ignorata dalla vita. Sono diventati solo armadi, questi qua erano già qua. Solo vestiti e solo cose. Io la chiamo Narnia, questa è la famosissima Narnia. E ho comprato l'arella. Era una vita che volevo un'arella. Me la sono comprata, sono strafelice. La volevo nera, però per ora ho comprato questa. Va bene così, poi ci penserò più avanti o colorerò questa, cosa me ne frega. L'ho pagata un cacchio, 15 euro. Quindi ho detto no, basta, la devo comprare. Adoro, mi piace un sacco. Ok, allora con IKEA abbiamo finito. Passiamo adesso a facciamo cappello Point, che è piccolina la busta. Se ogni tanto guardo di lato, non so strabica, che ho lo specchio per vedere che cavolo sto combinando. E da cappello Point ero entrata per prendere uno smalto rinforzante, perché come vedete si sono rotte tutte le unghie. Io non so, negli ultimi mesi un degenero. Tra l'altro ero in ferie e non se ne è rotta neanche una. Tranquillissima, bellissimo. Sono tornata a posto il giorno prima di andare a lavorare, mi si sono rotte tutte, io lo chiamo stress, e poi appunto alla fine ho comprato queste perché non ce l'avevano uno smalto per sistemarmi le unghie. Sembrano carine, non le ho mai provate, vi lascio il link qua sotto, vabbè quello di tutto in generale, e vi farò sapere, l'attaccatura è trasparente, il modello è quello che mi ispira. Quindi credo che vadano bene, poi lo scopriremo. Passiamo ora da Zara. Allora, da Zara ho comprato due cosine, ma in realtà anche Bershka. Voi le avete già viste, se avete visto il vlog di dove andavo da Rese. Vi avevo anche detto che erano le due cose che mi piacevano di più. In ogni caso ve lo lascio linkato qua sopra se volete andare a farvi un giro. Tirate fuori già tutte e due. Allora, la prima cosa è questo pantaloncino che mi piace un casino, super semplice, a vita altissima, in simil raso, simil seta, chiamatelo come volete. La taglia è una M e l'ho pagato, aspettate, che c'ho qua lo scontrino, 17,95 euro. Questo io l'ho pensato la sera, dato che la sera ultimamente sto uscendo un botto. Ho deciso di comprarmi questi pantaloncini per uscire la sera e sono super contenta del mio acquisto. Sempre per la sera ho deciso di comprare anche questo vestitino, super carino, super semplice in realtà, con lo scollo a V davanti e dietro. Tra l'altro ho già usato tutti e due, infatti mi sono accorta ora che questo ieri lo devo aver macchiato. E lo metto di solito con la cintura in vita, ma voi lo starete già vedendo indossato. Anche questo molto bello, ho speso 26 euro. So che è un pochino in realtà, però sono stufa di comprare cose che mi piacciucchiano perché non voglio spendere di più per quelle che mi piacciono. Quindi ho speso, poi me lo merito perché sì. Allora, bisogna sempre trovare un motivo delle,
Bisogna sempre trovare una scusa per fare acquisti, quindi la mia nuova è che me lo merito perché lavoro. Sto veramente sto babblando. No, raga, ho appena trovato per terra il tappo. Io non ci credo. Ma quando devo partire per le vacanze, avevo comprato quella specie di BB cream di Clinique. Volevo portarmela perché l'ho comprato per quello e ovviamente avevo perso il tappo. Bene, l'ho ritrovato ora. Si vede che l'ultimo video ormai è caduto e là è rimasto. Allora, torniamo a noi a questo punto. Ah, qua dentro ho messo anche un'altra cosa che è quella che ho comprato al mare. L'unica cosa che ho preso al mare quest'anno sono le Hawaiianas. Le volevo da un sacco di anni in realtà. Le ho prese semplici con tutti i brillantini neri e il loghino argento. Perché di solito le compravo da Primark a 1 euro, quest'anno non le ho portate, le infradito normali, ho portato solo le ciabatte che mi ha regalato Walter della Puma, ma purtroppo mi davano fastidio, mi facevano male, quindi ho detto vabbè, Primark non c'è. Spendere 15 euro per non avere quello che voglio, mi compro le Hawaiianas e sono stra contenta. Poi è più uno sfizio che il resto perché effettivamente non so quanto cambi. Da quelli di Primark un sacco perché si schiacciano subito, le mettete una stagione e le buttate, però rispetto alle altre non lo so, le volevo e basta. Da Bershka ho comprato, aspettate che lo risistemo, anche questo l'ho già messo, anche questo è da lavare, questo top stracarino con le maniche giganti a sbuffo. Anche questo per la sera, non ho più niente da mettere la sera, compro solo vestiti da giorno da una vita e mezza. Ho ripreso la mia adolescenza in pratica ultimamente e niente, trovo che sia veramente veramente carino, fa un bel seno, questo è veramente un bel seno. Prima non vi ho detto comunque anche del vestito ho preso la M, anche di questo top ho preso la M, è costato 26 euro anche questo, però secondo me questo si sfrutta un sacco sia con le gonne che con gli shorts a vita alta, questo secondo me davvero lo sfrutterò un sacco, quindi va benissimo così. E poi dentro qua ho anche un acquisto di Primark, così buttato dentro, che sono i patch per le labbra. In realtà è uno solo, uno costa 2 euro, non è pochissimo per Primark, di solito hanno nella confezione più cosini, però volevo provarli perché io ho sempre le labbra secche, ho sempre problemi alle labbra, quindi ho detto vabbè, li compro e li provo. Speriamo che vada bene. Poi il resto di Primark ve l'ho fatto vedere sempre nel vlog perché in realtà abbiamo preso uno spazzolino per Walter, il filo interdentale, quello fatto ad archetto. Oggi sto veramente blaterando tanto, tanto, vado avanti per la mia strada, non so per quale motivo. Comunque passiamo a Pinalli, Pinalli o Calvin Klein, Pinalli, dai. Da Pinalli in realtà io non so se una cosa ve l'ho già fatta vedere o se ho dimenticato della roba perché ogni volta che vado faccio dei danni. Comunque sono andata tipo 3 volte. L'ultima volta ho comprato questa. La mia amica Bea che starà guardando il video avrà capito che è identica alla sua, effettivamente è vero. Però quando l'ho regalata a lei la volevo anch'io. Ma costava un patrimonio, ho detto no dai, cioè fa niente, non la compro, mi tengo lo sfizio e basta. Era in super mega saldo, l'ho pagata 8 euro, è di Yankee Candle originale, è bellissima, mi piace un casino. In più, rispetto a quella che avevo prima, che non era originale, la candela, la tarte, ci sta da Dio, c'è spazio, quindi teoricamente questa non dovrei sporcarla. L'altra, essendo al limite, ogni volta che toccavo dentro usciva tutto, mi si sporcava tutto il porta e lo scaldacera. Infatti, che già schifo, ne ho già cambiati 3. Che palle, ero stufa di buttare via i soldi. Ho preso questo e secondo me con questo avrei risolto il problema. Veramente bellissima. Poi ho comprato, questa è la cosa che non so se vi ho già fatto vedere, questo mascara. Io l'ho provato prima di comprarlo, la mini size, e mi sono innamorata. Cioè, è veramente, veramente bello. Quindi ho deciso di ordinarlo. Costa, se non mi sbaglio, sui 35 euro, è abbastanza costoso, ma lo straamo. Chi mi segue su Instagram l'ha visto 8 miliardi di volte ultimamente, perché vi faccio sempre vedere l'effetto da vicino, perché secondo me è un mascara che merita davvero tanto. In più ha tipo 3 applicazioni diverse, perché lo scovolino ve lo faccio vedere, è proprio fatto così.
Quindi ha quella incurvante, poi di qua i pettinini stretti, di là larghi. Cioè, è fatto da Dio, potete incurvarle, infoltirle, tutto nello stesso mascara. Top, questo lo ricomprerò sicuramente appena finisce. Poi ho comprato questa matitina qua, la pastello di neve, quella da mettere all'interno dell'occhio. Senza infamia e senza lode. L'ho detto giusto? Credo sì. Non è una cosa che vi consiglio. Cioè, è una matita nera. Non è la matita nera della vita, non è quella cosa che metti e rimane lì tutto il giorno. È una matita nera, come ce ne sono 8 miliardi in vendita, quindi io non ve la consiglio neanche, però fate voi, carina carina, a vedere. E mi è andato questo kit, tra l'altro. Non ho comprato niente di Kiehl's questa volta, ma la volta prima sì. Quindi, cioè, io ci vivo a Pinalli ormai, raga, mi dispiace, ma mi trovo da Dio. All'interno di questo set di mini size che mi ha mandato c'è il tonico, questo qua, piccolino, super carino. Questo qua va bene per tutti i tipi di pelle, bla bla bla, non l'ho ancora provato. Poi c'è la cremina per il viso, idratante, semplice. Anche questa, no, questa qua l'ho provata quando ho ordinato da Kiehl's, che mi erano arrivate 8.000 mini taglie. E adoro. E poi appunto il detergente da mettere dopo. Questo ce l'avevo già, mi piace, quindi top, meno male, almeno per un po' sono ancora a posto. Poi sono stracomode a portare in giro. E due olietti sempre di Kiehl's. E questo qua è il Midnight, che è praticamente il più famoso. Questo lo utilizzo maggiormente in inverno quando mi si secca la pelle per il freddo, per l'aria. Mentre questo è quello alla cannabis, che serve appunto a normalizzare la pelle, va a togliere rossori, toglie i brufoli. E anche questo l'avevo già provato e me l'ho trovata molto bene. Anzi, a dicembre, che ho lo sconto compleanno da Pinalli, pensavo di comprarmi una full size perché costicchia, costa tipo 45 euro, quindi ho detto vabbè. Posso benissimo aspettare con tutta la roba che ho da finire, quindi non l'ho ancora preso, però è un acquisto che è pronto per essere fatto. E ora passiamo all'ultimo sacchettino. Questo l'ho già finito, mi sembrava comprato un sacco di roba, invece nì. Poi magari è durato 20 minuti. Ed è di Calvin Klein. Questo acquisto è collegato a un acquisto vecchio passato che avete già visto sul canale, quindi ve lo faccio vedere. Sono i mutandoni stavolta di Calvin Klein. Allora, l'altra volta ho preso questi calzini, se vi ricordate, poi ho preso il completo con la brasiliana e il reggiseno, ma adesso parte lo sputtanamento della vita. Da Calvin Klein, cosa sto dicendo? Da quando ero piccola io ho delle mutande con le tartarughe, ma per quando ero piccola intendo tipo 8 anni, 9 al massimo. Mia nonna mi ha regalato queste mutande con le tartarughe, io le uso quando al ciclo, da sempre. Cioè, io credo che siano cresciute insieme a me perché mi vanno ancora e le uso sempre. Però ho detto, dai, vabbè, una mutanda un po' più carina per quando ho le mie cose, la compro. E ho comprato questa. L'ho pagata anziché 24 euro 12 ed è una M. Non l'ho ancora provata, tra l'altro, cioè io spero che mi stia perché mi pare un po' larga vederla. Però anche l'altra mutanda mi sembra che sia una M. Vabbè, al massimo sono comoda, pazienza, le tiro un po' più su, quindi niente. E niente, questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, ricordatevi di iscrivervi al canale perché tra poco arriveranno i video per il back to school, idee outfit, cose, ho sputato. Non ce la posso fare oggi, lo so. E niente, cioè è meglio che questo video lo chiudiamo perché veramente sta degenerando la cosa, il mio cervello sta andando per la sua strada, quindi io vi saluto, fatemi sapere qua sotto qual è l'acquisto che vi è piaciuto di più, se siete già andate a fare un giro per negozio a vedere le nuove collezioni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!